Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiato il marito e ne sposa un altro commette adulterio. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, è evidente che il tema di questa domenica principale delle letture, che peraltro ho già cominciato ad approfondire nell'omelia di ieri sera, è quello della santità e indissolubilità del matrimonio. È palese che Gesù nel Vangelo, disputando con i farisei, afferma la transitorietà di quella norma che Mosè aveva concesso appunto per concessione, non certo per diritto o come cosa buona, di ripudiare la moglie, affermando perentoriamente l'indissolubilità del matrimonio e radicandola nell'atto stesso creativo di Dio, facendo riferimento al libro della Genesi, che è stato letto nella prima lettura, dove al momento stesso della creazione Dio destina l'uomo per la donna perché siano una cosa sola e questa unione sia unica e indissolubile. Chiaramente dalla comprensione adeguata di questo mistero si capisce anche tutta quanta la morale della Chiesa riguardante il sesto comandamento, perché non si possono avere rapporti prematrimoniali, perché l'adulterio è un peccato grave, eccetera eccetera. In questa seconda omelia volevo però con voi approfondire qualcosa della seconda lettura, che percorre sempre delle tracce di percorsi un pochino autonomo rispetto alla prima lettura del Vangelo, ma oggi ci propone una verità molto importante su cui riflettere, anche se con il linguaggio tipico della lettera agli ebrei, che non è sempre così facilmente comprensibile. Rivediamolo brevemente un attimo insieme. Allora, prima leggo: fratelli, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Allora, che significa che fu fatto di poco inferiore agli angeli? Mi raccomando, noi siamo cattolici. Okay, quindi Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Due nature perfettamente integre, unite in unità della sua persona divina, che è la seconda persona della Santissima Deità, il Figlio di Dio. Fu fatto di poco inferiore agli angeli, evidentemente, parla della sua natura umana. Salmo 8 dice che l'uomo, bellissima creatura di Dio, è stato fatto poco meno degli angeli. Gli angeli sono una creatura superiore a noi, noi siamo a un grado leggermente inferiore perché siamo spiriti incarnati, abbiamo la materia. Quindi la natura umana di Gesù è una vera natura umana come la nostra. Ok? Secondo step.
lo vediamo coronato di gloria e di onore, attenzione, a causa della morte che ha sofferto. Allora, quello che Gesù ha fatto, lo ha fatto tutto per la nostra salvezza, d'accordo? Però noi sappiamo che adesso Gesù si trova in cielo, seduto alla destra del Padre, e nella sua umanità ha una gloria assolutamente inimmaginabile, grandissima, altissima. E questo perché? Sapete perché? Perché come uomo se l'è meritata, a causa della morte che ha sofferto. Cioè, la vita terrena di Gesù, che è stata evidentemente tutta principalmente rivolta a compiere opere per noi, però è anche ridondata a gloria e merito per Lui. Cioè, San Paolo, quando parla della risurrezione e della glorificazione di Gesù, nel famoso inno alla Kenosi del secondo capitolo della lettera ai Filippesi, dice: chi è Cristo Gesù? Pur essendo di natura divina, non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma ha spogliato se stesso, ha assunto la condizione di servo, è diventato simile agli uomini, è apparso in forma umana, ha umiliato se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce, la più dolorosa e la più terribile possibile. E aggiunge: per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Questo è importantissimo per noi sotto due punti di vista. Primo, perché oltre che come Salvatore, noi dobbiamo vedere e considerare Gesù come un esempio. San Pietro nelle sue lettere scrive: Cristo patì per noi lasciandoci un esempio perché ne seguiamo le orme. È chiaro che andare perfettamente dietro al nostro Signore Gesù Cristo è una bella impresa. Due giorni fa abbiamo festeggiato la festa di San Francesco. Guardate, chi conosce bene San Francesco, San Francesco qualcuno l'ha definito il primo dopo l'unico. È un po' tanto, perché la prima dopo l'unico è la Madonna. Però San Francesco, ma voi la sapete com'è stata la vita di San Francesco? San Francesco era proprio impressionante, eh? Cioè, ha preso il Vangelo e lo ha ricopiato alla lettera. Cioè, nel giorno di San Francesco c'è il Vangelo di Luca, di quando Gesù manda gli apostoli a due e dice: andate anche senza sandali. Lui già si era tolto tutto, ma si era lasciato i sandali ai piedi. Quando ha visto quel Vangelo, si è tolto pure quelli e andava a girare che scalzo. San Francesco come Gesù, ma Gesù viveva così, Come pensate che vivesse Gesù nei 3 anni di vita pubblica? Gesù andava in giro itinerante, non c'aveva casa, non c'aveva soldi in tasca, non c'aveva nulla, neanche, cioè zero, c'aveva la veste addosso e basta. Se qualcuno gli dava da dormire, dormiva, se trovavano qualcosa da mangiare, mangiava, se no niente. Capite che eroismo, no? Cioè, chi di noi sarebbe capace di vivere in questo modo? I santi si sono un pochino avvicinati, ma Gesù ha fatto questo perché ha portato tutte le virtù ad un grado eroico e perfettissimo, perché tutti quelli che lo seguono abbiano un esempio perfetto a cui si possono certamente accodare, ciascuno secondo le forze che ha. Non tutti hanno la forza di vivere come San Francesco, però tutti noi per esempio dobbiamo vivere distaccati almeno dai soldi, non attaccati, capaci di condividerli, di fare un po' d'elemosine, eccetera. Quindi attenzione, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Questo è l'aspetto che ridonda a favore nostro. Quindi la sua morte così terribile, da un lato gli ha provocato un innalzamento di gloria fuori del comune, e dall'altro è stata offerta perché tutti, per i suoi meriti, ne potessimo beneficiare, riavendo la grazia e il perdono dei peccati. Secondo step. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, qui chiaramente intende Dio Padre, rendesse perfetto, attenzione, per mezzo delle sofferenze, il capo che li guida alla salvezza. Quindi Dio è Dio Padre, ha reso perfetto il capo che ci guida alla salvezza mediante le sofferenze. Chi è il capo? Il capo è Cristo. Questa è la teologia di San Paolo, no? La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, di cui Gesù è la testa e noi siamo le membra. Ora, in che senso anche qui lo ha reso perfetto? Che Gesù era imperfetto,
Gesù non era imperfetto, Gesù era perfettissimo in tutto e per tutto, anche la grazia che aveva era assolutamente piena, perfetta e non soggetta a crescere. In che senso? Questo è il termine greco, fa capire un po' meglio. Cioè, Gesù nella sua umanità ha voluto provare e vivere tutto quello che vive un essere umano come se non fosse Dio. Ci sono degli scritti bellissimi, autentici, delle rivelazioni, dove Gesù dice: fino a quando è stato sulla terra, lui aveva una vera natura divina, ma sapete a cosa è servita questa natura divina? L'unico uso che ne ha fatto, oltre che fare miracoli durante la vita pubblica, sapete qual è l'unico uso, l'uso che ne ha fatto? Dare la forza alla sua umanità di soffrire tutto quello che ha sofferto. Perché provate a pensare, 40 giorni nel deserto, Gesù se li ha fatti non solo a digiuno assoluto, ma senza neanche bere. Capite che significa stare 40 giorni senza mangiare nulla e senza bere? Non è possibile reggerlo, si muore. Senza mangiare, cioè se ti riduci proprio uno scheletro, forse ce la fai, che non ce la fai più, ma senza bere è impossibile. Vi rendete conto, ci rendiamo conto quello che è successo durante la passione? Cioè, se Gesù non avesse usato la sua natura divina per resistere, ma guardate, bastava già dopo la notte stessa, con quello che gli hanno fatto dal Getsemani in poi, dopo la condanna del Sinedrio, durante la notte i soldati lo hanno massacrato, sarebbe morto già la mattina, non sarebbe neanche arrivato al processo davanti a Pilato. La flagellazione che ha subito Gesù, si vede dalla sindone, è stata una cosa disumana. Ci sono segni dei flagelli dalla sindone sulla fronte, qui sugli occhi, cioè è stato flagellato in tutto il corpo con il fragon taxillatum, erano dei martelletti di piombo che ti bucavano la carne, non mi ricordo se c'erano 130 colpi ternari in tutto il corpo. Dopo tutto quello che aveva sofferto, la coronazione di spine, voi immaginate un casco di spine, non era una coroncina sulla testa, come ha fatto a portare la croce che pesava circa 100 kg fino alla vetta del Calvario? È impossibile, capite? Quindi l'unico uso che lui ha fatto della sua natura umana, della sua natura divina, scusate, è stato per portare al massimo possibile la sua capacità di soffrire e di esercitare nel grado eroico le virtù. Ecco perché perfettissimo, cioè non c'è possibilità nemmeno di immaginare una perfezione più grande di quella di nostro Signore. E quindi lui è il capo, quindi ci cammina davanti e ci guida alla salvezza perché, e conclude San Paolo, perché colui che santifica Gesù e coloro che sono santificati, noi, provengono da una stessa origine. Perché noi siamo creati dal Padre, e la natura di Gesù è una natura umana creata, anche se unita alla persona del Verbo. Ma la natura umana di Gesù ci ridonda e ci santifica, e però Gesù può chiamarci, e così ci chiama, per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, perché lui sa tutto di quello che è il vivere da uomo, perché lo ha voluto sperimentare su se stesso. Dio non ha bisogno di fare queste cose, perché Dio, anche se non si fa uomo e quindi prova nell'umanità ciò che noi proviamo, lo conosce per conoscenza perfetta e infallibile, perché Dio non c'ha bisogno di queste cose, però ha voluto aggiungere questo per essere appunto il nostro salvatore e anche l'esempio di ogni virtù che noi dobbiamo seguire. Questo ci aiuti a ringraziarlo ancora di più, ad amarlo ancora di più e per quanto possiamo seguirne le eroiche orme. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre.